Pace e bene a tutti. Oggi 3 febbraio noi ricordiamo e festeggiamo San Biagio. Non conosciamo molto della vita di San Biagio. Quello che sappiamo lo dobbiamo alla agiografia di Camillo Tutini, che raccolse numerose testimonianze tramandate oralmente. Fu medico e vescovo di Sebaste in Armenia e venne perseguitato intorno al 316. I romani lo catturarono, lo picchiarono e lo scorticarono con i pettini che venivano usati per cardare la lana. Ma, non abbiurando alla fede cristiana, venne decapitato. Il suo culto è molto diffuso, sia nella Chiesa cattolica che in quella ortodossa. Oggi il santo viene soprattutto invocato per il mal di gola e infatti durante la celebrazione avviene la benedizione delle gole dei fedeli. Questo legame è dovuto ad un avvenimento accaduto nella sua vita. Un giorno San Biagio, durante il periodo della sua prigionia, liberò la trachea di un ragazzo da una lisca di pesce. San Biagio è anche un santo ausiliatore, cioè un santo che viene invocato per la guarigione di mali particolari. Alla sua figura è legato anche un altro miracolo. La popolazione della città di Salemi stava vivendo un periodo di carestia causato da una invasione di cavallette che distrusse i raccolti nelle campagne. Il santo ascoltò le preghiere del popolo e divenne anche il protettore delle messi. Dal 2008 a Salemi viene organizzata una rappresentazione del miracolo delle cavallette, che si conclude con l'arrivo della statua del santo alla chiesa dove vengono deposti i doni e benedette le gole. Nel 1963 venne eretta una statua a lui dedicata e si racconta che da essa uscì un liquido giallastro usato per curare i malati e che il vescovo definì la manna celeste. La sua memoria liturgica è il 3 febbraio. San Biagio fa parte dei 14 santi ausiliatori. Chi sono? Sono dei santi che ognuno ha una sua particolarità, un suo intervento in situazioni specifiche che possono essere malattie particolari o anche situazioni dello spirito. E tutti e 14 insieme, pensate un po', vengono invocati quando c'è per esempio un'epidemia. Io non so se ce ne siamo ricordati, se abbiamo invocato la loro protezione proprio in questo periodo di pandemia del Covid. Magari siamo ancora in tempo, perché no? La particolarità di San Biagio è quella di intervenire, vuole la tradizione, proprio per la cura delle malattie che riguardano la gola. La gola è una parte importante del nostro corpo, collega la testa proprio a tutto il resto. E la gola è il luogo della voce, la gola è anche il luogo del cibo, il tratto che passa, che fa passare il nutrimento e lo porta alle altre zone del nostro corpo. Quindi se la gola si ammala è un problema anche per lo spirito, vorrei dire io. E la gola è anche da saper dominare e in base alla tradizione anche dei padri della Chiesa è proprio dominando la gola che si progredisce nello spirito. È molto importante la gola e quindi vogliamo affidarci a San Biagio, ricordando proprio l'episodio in cui guarì questo giovane con una lisca di pesce e che è rimasta impigliata nella gola e che rischiava per morire. E non solo un problema pratico, però pensiamo quante cose bloccano la nostra gola, bloccano il nostro respiro. Chiediamo l'intercessione di San Biagio e che la nostra gola possa guarire sia in senso fisico che in senso materiale. San Biagio prega per noi.